Hola ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi voglio parlarvi di un libro che secondo me potrebbe farvi compagnia durante questi giorni d'estate. Si tratta di un giallo e si intitola I delitti di Alice di Guillermo Martinez. E ringrazio la casa editrice Marsilio per l'invio della copia. Questo libro fa parte della serie di Oxford, però si può leggere anche indipendentemente dal primo volume che io ad esempio non ho letto, e infatti sono tutte storie a parte, no? Il protagonista è un matematico di cui non si viene mai a sapere il nome e che durante l'estate viene contattato dalla confraternita Lewis Carroll per risolvere una serie di omicidi legati al libro più famoso di Carroll, ovvero Alice nel Paese delle Meraviglie. Questo libro si colloca tra realtà storica e finzione e le indagini si svolgono sempre facendo uso della logica matematica, questo che significa che io principalmente nelle pagine dedicate a queste elaborazioni matematiche ho avuto qualche difficoltà, quindi sono dovuta entrare un po' nel mood matematico e nel momento in cui ce l'ho fatta poi ho compreso anche che la matematica si avvicinava molto alla filosofia e quindi sono riuscita a seguire di più il filo della trama, anche perché la trama è coinvolgente, cioè ci indirizza verso un finale che però poi non risulta essere quello vero. Cioè, il finale è totalmente spiazzante rispetto a quello che uno si poteva immaginare seguendo le indagini di questo matematico insieme al professor Seldom. La bellezza, del giallo è, ovviamente, almeno per me, il fatto che ovviamente ci si sia soffermati sulla figura di Lewis Carroll. Lewis Carroll non come matematico, ma come fotografo. Infatti lui è stato uno dei più importanti fotografi dell'epoca vittoriana e ha immortalato bambine e adolescenti dai 5 ai 16 anni in pose un po' osè, diciamo, anche nude, svestite queste ragazzine, ovviamente però sempre sotto l'occhio dei genitori e con il loro assenso, quindi ovviamente per noi, ora contemporanei, vedere quelle immagini, quelle foto ci provocano un moto di repulsione perché le associamo alla pedofilia. Però all'epoca non erano viste in questo modo, anche perché c'era appunto il consenso dei genitori delle bambine affinché venissero fotografate nude e anche in pose particolari. E la bellezza del libro è che proprio si incentra, no, sull'ipotetica pedofilia di Lewis Carroll e del suo rapporto con Alice, quella che poi sarà Alice nel Paese delle Meraviglie. Che legame c'era tra di loro? Lui si era invaghito di questa ragazzina, oppure c'era qualcosa di diverso? E lo scoprirete pian piano. Inoltre c'è un po' dell'humor inglese, quindi bisogna essere abituati, diciamo, a comprendere la loro ironia e poi mi sono piaciute tanto le ambientazioni perché è tutto ovviamente incentrato sulla cittadina di Oxford, sulla zona della campagna, con questa anche l'aspetto meteorologico, con questa pioggia incessante che c'è praticamente ogni giorno lì. E quindi poi ho impiegato più o meno, diciamo, pochissimi giorni a ultimarlo. È un giallo molto soft, nel senso che non c'è quel grande pathos, non c'è quella suspense che a me piace di più e che però capisco interessare maggiormente i thriller piuttosto che i gialli. Però credo che sia una lettura adatta ad essere letta anche sotto l'ombrellone, proprio perché non richiede questa grandissima attenzione, solamente un po', appunto, come vi dicevo, le parti riservate alla logica matematica, ma poi alla fine ci si fa il callo e si va tranquillamente avanti. E quindi ve lo consiglio. Se voi avete letto anche il primo, fatemi sapere se vale la pena, ecco, recuperarlo
e poi proseguire eventualmente con i successivi volumi. Intanto mi raccomando, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. Sono Rosa alias Mystic Reader, a stravista.